Giuseppe e Maria si misero in viaggio verso Betlehem di Giudea, un villaggio distante circa 130 chilometri da Nazareth. Il cammino era lungo e faticoso, specie per Maria, per cui volgeva al termine il tempo della gravidanza, ma affrontarono entrambi accettando gli inevitabili disagi, perché questa era la volontà del Signore che aveva detto per bocca del profeta: e tu, Betlehem, terra di Giudea, non sei più la piccola dei paesi di Giudea, perché da te uscirà il re del mio popolo Israele. Sì. Maria e Giuseppe camminarono per alcuni giorni, attraversando i monti e le valli che separano Nazareth da Betlehem, finché arrivarono alla vista della cittadina. Guarda, Maria, quelle sono le case di Betlemme. Ormai siamo quasi arrivati. Questa notte dormiremo ancora all'aperto, ma domani potrai riposare meglio. Grazie, Giuseppe. Scorgere le mura di Betlemme mi rincuora. Il viaggio è stato molto faticoso e il grande evento si sta avvicinando. Sì, altro che censimento. Questo è un trucco per aumentare le tasse. Lo sappiamo dove vanno a finire i soldi a Roma. Ma perché? Cosa danno a Roma in cambio? Non è questo il punto. I romani ci vogliono contare. Vogliono sapere quanto siamo e dove siamo. Ci vogliono comandare. Ma noi non ci comanda nessuno. Nessuno, ma il Signore, non un re, ma Dio. Non sta a te rammentarci le sacre scritture. Stai zitta e vai via. Non state ad ascoltarla. È troppo giovane per pensare certe cose e parla troppo. Il nuovo re non porterà né violenza né ribellione. È scritto, tra noi tutti, lui è il solo senza peccati. Dio lo renderà potente con lo spirito di santità e virtuoso con la saggezza dell'intelletto. Ehi voi, che succede? Mettetevi in ordine per farvi registrare. In ordine vi ho detto. Avanti, tocca a voi! Vieni, Maria. Da dove venite, buon uomo? Veniamo da Nazareth. È una città della Galilea. Come vi chiamate? Giuseppe, figlio di Giacobbe, discendente della stirpe di Davide. Dai. È il più grande re di Israele. È colui che ha fatto grande il nostro popolo. Dio aveva promesso che dalla sua discendenza sarebbe nato un altro re. Un più grande ancora del padre Davide, un re che avrebbe regnato su tutta la terra. Oh, sognate troppo. Non è forse Cesare Augusto il messia promesso che deve dominare il mondo intero? Peccato che sia romano. Ah, lasciamo stare le chiacchiere. Avete moglie, vedo. Sì, si chiama Maria, figlia di Gioacchino e Anna. Avete figli? Quando Dio lo vorrà, avremo il primogenito. Che mestiere fate? Il falegname. Andate pure. Avanti un altro.
sia la registrazione Giuseppe Maria mostrano per le vie di Betlemme. Maria manifesta i primi segni di sofferenza e stanchezza. Nonostante tutto, Maria e Giuseppe non si sconfortarono, ma guidati dalla sapiente mano del Signore, proseguono nel grande compito assegnatogli, nella certezza che i segni della provvidenza di Dio si stavano rivelando. Lungo il faticoso cammino anche la fame si fa sentire e Giuseppe si preoccupa di procurare del cibo per ristorare Maria. Delle voci allegre, delle voci allegre. Delle voci allegre e un buon profumo attirano la loro attenzione. È un forno. Venite, avvicinatevi. Qua c'è il pane di Betlemme, il pane quello buono, avvicinatevi. Sentite che odore, venite, avvicinatevi. Sarà la polenta del fornaio. Niente più del pane a gusto e sapore. Una pagnotta calda sazia soltanto col profumo. Salute a voi. Possiamo avere del pane? Siamo in viaggio e siamo stanchi e affamati. Certo, lo abbiamo sfornato stamattina, ma se lo volete caldo, c'è da aspettare un po'. Stiamo preparando il forno. No, va bene quello di stamattina, grazie. Siedi, Maria, abbiamo trovato del buon pane. Ecco qui. Da dove venite? Da Nazareth. Ci siamo messi in viaggio 4 giorni fa. Siete anche voi qua per il censimento? Sì. Questo pane è un pane speciale. Il pane che si sforna qui a Betlemme non si produce da nessuna parte. Assaggiatelo. È gustoso, vi piace il pane che abbiamo preparato? Ecco, donna buona, e grazie per averci fatto assaggiare un pane così buono. No, no, qua il pane non si paga. Siamo a Betlemme, la casa del pane, e il pane non deve mancare mai a nessuno. Guardate il pinto, ma ci vedete qui. Eccovi alla corte di Erode,
eroe di sontuosità e magnificenza, ma soprattutto genio di brutalità e crudeltà. Religioso e malizioso, ama circondarsi da personaggi illustri e divertirsi con le sue lascive concubine. La sua corte diverrà palco e voi tutti testimoni, ora come allora, della sua malvagità, in nome del potere e della sua grandiosità. Scegliamo una casa. Maestà, maestà! Sì? Ho bisogno di conferire con voi. Se il consigliere è opportuno, sono subito da voi. Avanti, consigliere. Cosa avete da chiedere di così importante? Maestà, i tre magi che vi hanno fatto visita vi hanno detto che c'è un bambino, ma non l'hanno trovato. Quei visionari sostengono che diventerà il re della Giudea. Per intento io sto ancora aspettando delle notizie importanti, sia che vengono da loro che dalle milizie. Ma immaginate, vuol diventare re della Giudea! Mirabile solo a sentirsi. Consigliere, siete scuro un po', rabbuiato, ma non lo notate anche voi? Sì, maestà. Che notizie salvate? Avanti, parlate! Maestà, purtroppo i magi che sono passati non hanno dato tracce del bambino. Cosa? Si sono messi in gioco di me, quei tre viscidi mentecanti. E tu, buono a nulla, sono circondato di gente inetta. Io il re chiedo un bambino e voi siete capaci di tornare indietro a mani vuote. E voi, il grande Erode, il re della Giudea, avete paura di un bambino? Ecco la profezia. Da te, Betlemme Dofrate, nascerà un bambino, colui che regnerà il popolo di Israele. Un bambino, sì, un bambino. Ed è difficile trovarlo questo bambino, sì! Allora trovateli tutti! Perché se non siete capaci di trovarlo con le parole, scovatelo con le spade! Trovatemi tutti i bambini sino ad un anno! Anzi no! Trovatemi tutti i bambini sino a 2 anni! E uccideteli! Uccideteli tutti! Per carità, vi scongiuro, i bambini no! I bambini sono delle anime innocenti, non vanno uccisi! Imprigionate i grandi, saprò io come portarli. Stai zitta, tu stupida! È meglio uccidere degli innocenti piuttosto che tenere in vita il colpevole. Ma di che cosa è colpevole questo bambino? Qual è la sua colpa? Quella di essere venuta al mondo, questa è la sua colpa. Tutto questo regno è mio e non c'è posto per 2 re nella mia Giudea. Cerco anch'io e adesso andate a trovarlo e che la festa continui. E con la festa, dai. Moglie! Vieni! Da questa capanna? Ci ha mandato qui Abigail, lo stessa. Non vogliamo mandarvi via! Cerchiamo solo un bambino! E qualcuno ci ha detto di cercarlo qui! Qualcuno? E chi? Eravamo fuori con le pecore. E un angelo disceso, pieno di luce, disceso fra noi, all'improvviso ci ha detto: Israele è un gregge disperso senza pastore. E poi ha detto: il pastore sarà tornato, ed è fra noi, per i poveri e per i ricchi. Per questo siete venuti qui? Sì, e aggiunse: oggi, nella città di Davide, il Salvatore è venuto al mondo per noi. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama. Venite a vedere. Oh, che bello! È stupendo! E come l'uomo di Dio ci aveva detto.
Gli metteremo nome Gesù, che significa Dio salva. Il nostro pastore, possiamo toccarlo? Certo, è il dono divino per ogni uomo. Poi il pastore aprì la sua sacca, prese il coraggio e lo consegnò a Maria. Ogni pastore ha scritto che gli serve il proprio dono. I tre re sapienti, dopo aver parlato con Erode, partirono alla ricerca del bambino re presso il villaggio di Betlehem. Camminarono lungo notte e giorno senza riposo. La stella ascoltava il cielo sopra di loro e parevano fermarsi di mano. Poi, una notte, l'astro rallentò la sua corsa. Lentamente parve avvicinarsi al filo dell'orizzonte e poi passi sopra la testa con una grande maledizione. Siete? Chi cercate? È il cuore di Israele che porterà giustizia in questo mondo. Non ero sicuro di quello che avevo trovato. È arrivato in una stalla. Ho creduto che i miei fratelli si fossero sbagliati, ma adesso intuisco il senso divino. Non poteva essere diverso. Non nella gloria, ma nella gloria. Accetta questi doni in segno di omaggio. Incenso che profuma la dimora dei potenti e con il quale ti riconosco il Dio dell'umanità che sei venuto a salvare. Ora, il decoro dele ti offro loro e ti riconosco a lei di tutta la terra e di tutti i cuori. Mirra, la più preziosa erba d'oriente e la più amara. L'amara erba che ti riconosce redentore del mondo, per il quale soffrirai e darai la tua vita sulla croce. Sia gloria, lode e onore a te, quando diventa mio figlio. Ed ora, ascoltate le mie preghiere, partite subito da me. Erode segue i nostri passi, ma sta cercando voi. Ha saputo del bambino e lo sta cercando per ucciderlo. Erode cerca vostro figlio perché ha paura che gli possa rubare il potere. Fuggite in Egitto, ma non dopo che restate al mondo. Ad Erode resta poco tempo. Sì, la nascita di Gesù Cristo portò alla ricchezza di tutto il mondo, ma Erode teme il bambino Gesù. Purtroppo nel mondo ci saranno sempre uomini che avranno paura che questo bambino tolga loro gli spazi della vita, che porti via i loro piaceri terreni, ma Gesù entra nella vita di tutti gli uomini che lo accolgono con amore, nella vita di coloro che lo sentono non come limite, ma come colui che libera tutte le capacità presenti di ogni uomo. Gesù è un uomo, non colui che toglie qualcosa di uomo.
anche noi, come la gente di Betlehem, come i pastori, come i re magi. Ah, ed aveva ragione, mo. Un segno della presenza di Dio. Anche per noi è accesa la luminosa stella. Si stanca un pochino, Il vuoto ha già fatto questa cosa. A noi la scelta di seguirla, per trovare il bambino. Grazie. Io mi sono più volte.